Salve ragazzi, anche oggi sono qui a raccontarvi un tema di attualità. E il tema di attualità di oggi è tatuaggi e militari. Cioè, non so se avete notato in tutti i telegiornali di questi giorni, c'è stata la notizia in cui ai militari non gli è più concessa la possibilità di fare tatuaggi che vanno dalla manica in giù o nel collo o in viso, nelle parti comunque scoperte dalla divisa, soprattutto in tempi di calura estiva. Logicamente io vi voglio portare a crearvi una vostra opinione, ok? E sperare che poi la vostra opinione quindi venga inserita in un commento o nei contatti del mio video, per poi analizzare meglio la situazione e fare un lavoro di critica sociale più forte, martellando più a tappeto quelli che sono i sistemi bigotti che attua il Vaticano in complicità con quelli che manovrano gli schemi sociali, quelli idoni e non idoni. Cioè, sull'eutanasia il pensiero dominante è quello che non è accettato culturalmente in una società italiana, ok? E lo posso anche capire. Le coppie dei gay in alcuni comuni in Italia lo fanno, ma non viene accettata a livello generale nella società. La fecondazione assistita non viene accettata e va bene, ragazzi. Ma adesso siamo arrivati ad attaccarci pure ai piercing e ai tatuaggi delle persone, voglio dire. Cioè, ma dove vogliamo arrivare con questa mentalità? Cioè, queste sono regole che potevano andare bene quando c'era lo Statuto Albertino. Ragazzi, leggetevi la Costituzione italiana, dove c'è 30 articoli dove vengono sancite tutte le più grandi e sane libertà di espressione per le persone, di idea, di opinioni, di parola, di diritto al lavoro, di diritto alla casa, di diritto allo sciopero. Cioè, adesso qui ci andiamo a attaccare pure a formalizzare il militare, di dirgli no, se ce l'hai nell'avambraccio il tatuaggio non va bene perché non è consono con la divisa. Ma che cazzo stiamo a fare, ragazzi? Cioè, rendiamoci conto, cerchiamo di creare qualcosa che spacchi il muro dell'omertà. Cioè, gridiamo a gran voce che schifo di società siamo ridotti, cioè siamo all'astrico, cioè ragazzi, vogliamo alimentare questo Vaticano che oramai sta barcollando e facendo acqua in tutte le parti e noi lo continuiamo comunque a sostenere quello che è la tipologia della persona socialmente più idonea per creare non si sa quale, ma l'adolescente perfetto, bigotto, conformista, come lo vogliamo creare questa persona? Cioè, siamo veramente, parliamo di qualche argomento che è anacronistico ai tempi di oggi. Questo andava bene negli anni 20, negli anni della società contadina, ma noi siamo nella società post-industriale, dove voglio dire la persona viene giudicata per i fatti, per ciò che può dare, per meritocrazia, come dice Monti, non perché per la visibilità dell'occhio. Cioè, per il piacere dell'occhio, noi vogliamo un bel militare preciso, se c'ha il tatuaggio nell'avambraccio ci inorridisce, ci disgusta, ma cioè ragazzi, ma siamo così, come posso dire, così di poca cosa, di poca entità, guardiamo le persone per quello che c'hanno dentro, che ci possono dare, ok? Quindi voglio dire, se una persona c'ha uno spirito che vuole abbracciare la fede nelle forze dell'ordine, perché è la sua aspirazione fin da bambino, lo faccia, ma se al tempo stesso gli piace anche il tatuaggio, boh. Cioè in Olanda, in Germania, in America, c'hanno piercing, tatuaggi, da 30 anni ragazzi. E anche lì è abbracciata la fede cristiana come anche qui in Italia, né più né meno ragazzi. Cioè, facciamo questo primo, cioè mettiamo su un muro verso questo Vaticano, mettiamoli veramente in un ghetto e li bruciamo, ma meglio di tutto io quello che vi torno a ripetere come già altri video. Cioè, il mio modo posso operandi è dice, prendiamo quelli del Vaticano, li portiamo in Aspromonte, naturalmente in Aspromonte prepariamo tante buche, ogni buca deve essere ben scavata sottoterra, come facevano i vietnamiti per combattere gli americani, noi facciamo il senso opposto, per combattere questi li mettiamo noi sottoterra, perché da soli non ci vanno, perché per lì non vanno a covare il loro modo di tirare le redini di quello che deve essere lo stereotipo sociale più conforme alle loro idee e far sì che diventa una cosa di massa quello che per loro è lo stereotipo di persona adatta per il loro merchandising da cattolici vaticanesi. Cioè loro quindi metro cubo in Aspromonte, li mettiamo uno per uno lì dentro, preti, vescovi, cardinali, tutti uno lì dentro, poi gli diamo solo pane e acqua naturalmente.
E poi naturalmente non fatti in giornata, ma possibilmente più secco possibile, una razione d'acqua. Cagano e pisciano lì, se lo rimangiano va bene, l'importante è che stiano da soli, perché se li mettiamo insieme sono dannosi, contaminano, è un problema. Poi magari, come ci dice, ci hanno spiegato, diciamo, certi psicologi, possono diventare cannibali, perché la loro grande voglia di mangiare può portarli che poi lo si sfamano tra di loro, cioè 70-80 kg di carne è un macello, è troppa, capito? Quindi gli diamo solo pane e acqua, pane secco per la dentatura ben sana, e poi uno per uno li tiriamo fuori, se si ritornano con una mente un po' più sciolta da queste figure ormai obsolete nella società moderna di oggi, ben venga, li liberiamo uno a uno tutti, se no diciamo li lasciamo lì, insomma, tanto non li trova nessuno, chi l'ha visto si può fare 10 anni di intervento, 10 anni di comizi, di martellamenti, telefonate, vedrai che in Aspromonte non ci trova nessuno, li lasciamo nel metro cubo, vediamo se c'è una crescita oppure morono, se morono vuol dire che era erbaccia, voglio dire, se vivono c'è una crescita, buono, vuol dire che ha fiorito la pianta. Ciao ragazzi, mi raccomando, commentate e ascoltatevi sempre quello che vi ho da dire, che ogni giorno è sempre più dinamica e spettacolare la notizia.